Buongiorno, naturalmente con la prima domanda salve, sono qua. Raul Bova scrive qui nelle note quando ci si è presentata l'opportunità di produrre un lavoro sul tema della pena capitale. Quindi com'è nata poi precisamente l'idea, se vuoi raccontarcelo, se è stata tua, se te l'hanno proposta, com'è nata, grazie. Allora guarda, il tutto è nato, diciamo, da una mia profonda voglia di fare qualcosa, di non rimanere con le mani in mano rispetto a tanti argomenti, da un'insofferenza mia, diciamo, che in questi anni mi è venuta nel momento in cui sentivo parlare tante persone, dire tante belle parole e poi magari nessuno metteva in pratica quello che diceva. E quindi ho iniziato a fare anche, diciamo, operazioni di solidarietà con l'associazione Capitano Ultimo, ho cominciato a darmi da fare io personalmente, operando personalmente insieme alle persone, insieme a Ultimo, insieme a tutti quelli che collaborano con la nostra associazione. Per quanto riguarda invece il corto, è capitato perché un giorno durante una conferenza stampa, diciamo, stavo facendo un tour per un film, ho incontrato, c'era la moratoria per la contro la pena di morte, si stava votando e in quel caso siamo andati, abbiamo incontrato la signora Emma Bonino, l'associazione Nessuno Tocchi Caino, e sono entrato in quell'ufficio dove c'erano poi tante persone che stavano lì come se stessero aspettando, sai, il cavallo vincente, no? Quelli che aspettano in trepidazione la risposta, e stavano lì da diverse ore ormai, e quindi ho visto quanta passione, quanta intenzione, quanta voglia c'era di combattere e non mollare questa battaglia che ormai per loro dura da parecchi anni. E da lì mi sono reso conto, dico, vedi, cioè ci sono persone che fanno e continuano a fare, che non mollano e che continuano a lottare. Quindi mi sono domandato cosa posso fare io per unirmi a questa lotta. Ovviamente non essendo un politico, non essendo, insomma, essendo un cittadino normale, padre, marito e ancora figlio, facendo questo lavoro ho pensato che la cosa migliore fosse sicuramente farlo con delle immagini. E il caso ha voluto che in quel periodo lì, mi era, diciamo, in qualche modo era saltato un progetto un po' più importante, è venuto Gianluca Petrazzi insieme a Giorgio Savino, che è lo sceneggiatore, a presentarmi un cortometraggio sulla pena di morte, e quindi è stato un po' come così caduto dal cielo, e da lì abbiamo iniziato appunto a pensare come fare, come non fare. C'è stata una partecipazione da parte di tutti, poi come avete visto tanti attori italiani che hanno dato il loro contributo venendo da parti completamente, da tutta Italia, praticamente hanno lasciato set, famiglie, insomma sono venuti veramente con grande gioia soltanto per un attimo, gratuitamente ovviamente, come gratuitamente hanno collaborato tutti i tecnici, i professionisti, i parrucchieri, il direttore della fotografia, tutti completamente gratuitamente. Questo è una cosa che volevo dire e sottolineare, perché comunque la San Marco, in quanto società di produzione, ha investito, insomma, per un corto molti soldi, direi, che però sono andati tutti quanti per la comunicazione, per cercare di far sì che questo progetto abbia la più grande visibilità e, da parte di tutti. Insomma, ci siamo mossi con i vari ministeri, come avete visto abbiamo avuto i vari patrocini e tutti i ministeri, però per la giornata mondiale contro la pena di morte siamo andati al Parlamento Europeo, abbiamo stampato tanti dépliant e tanti DVD per far sì che appunto arrivasse non solo in Italia ma anche in Europa e in tutto il mondo. Infatti pochi giorni fa siamo andati in Parlamento Europeo dove c'è stato un grandissimo applauso e tante persone che hanno
ci hanno detto, insomma, ci hanno fatto sentire fieri di essere italiani perché comunque siamo forse i più attivi contro la pena di morte. Quindi, insomma, dice, siamo fieri, no? Che comunque almeno noi italiani in qualche cosa siamo al primo posto. E questo è stato molto bello. Da lì ci sono stati tanti contatti e che chissà, oggi andremo a Montecitorio e forse domani magari anche alle Nazioni Unite, perché comunque non ci vorremmo fermare, ecco, questa è la nostra intenzione. Quindi oltre a questo, io poi sono andato avanti, oltre alla tua domanda, però comunque volevo partire anche con dei ringraziamenti perché poi comunque c'è anche una società che è la San Marco che mi fa piacere. Ringraziare tutti i collaboratori, mia moglie, tutti quelli che hanno partecipato, l'ufficio stampa, Marcello Rascelli, proprio perché comunque abbiamo iniziato un percorso, diciamo, in questo senso molto un po' sul sociale, quindi speriamo di continuare e speriamo di avere appunto l'appoggio anche dei vari ministeri che molte volte comunque sono un po' reticenti, non ci danno. Non sempre molto retta, quindi è faticoso, mentre invece secondo noi queste sono delle cose che possono andare veramente molto bene nelle scuole, può essere un prodotto formativo, no? Per le scuole, educativo. E infatti abbiamo abbinato a questo un DVD con le varie riflessioni, riflessioni da parte di politici, scrittori e gente della cultura, quindi insomma che può dare veramente adito a un grande dibattito. 15 secondi, no, era solo per chiarire, i 15 secondi sono evidentemente il tempo, diciamo, tecnico necessario perché la corrente la durata della scossa. Ecco.